In fotografia la chiave di lettura è un insieme di criteri e di regole che permettano allo spettatore di guardare a fondo il lavoro che un fotografo ha realizzato. Diciamo che è un mezzo in cui il fotografo mette lo spettatore sulla sua stessa lunghezza d'onda. Quindi ci sono, un testo, sarà un testo introduttivo, un qualche cosa che permetterà allo spettatore di immergersi pienamente dentro quello che è il racconto fotografico che ha voluto realizzare in questo caso il fotografo. Io l'ho scoperta l'importanza e la necessità della chiave di lettura in fotografia molti anni fa durante la mia serie fotografica nel manicomio di Mombello. Ero insieme alla guida, mi ha portato fuori nel manicomio a fare gli esterni, abbiamo fotografato strutture, abbiamo fotografato reperti storici. Dopodiché questa persona mi dice: vieni con me, ti devo far vedere una cosa molto importante, perché ho salvato dalla polvere un vecchio reperto storico in cui devi assolutamente vedere. Praticamente mi tira fuori da un armadio un album fotografico di ben 104 foto scattate da Vincenzo Ragozzini e ritraggono il manicomio nel periodo fascista. Io a prima occhiata, mentre sfogliavo questo album, ho visto qualcosa di incredibile, ho visto un ambiente pulito, un ambiente splendido, un ambiente perfetto dove tutti erano al loro posto, tutte le persone lavoravano, tutte le persone erano ordinate e perfette. Questo era infatti, è infatti la chiave di lettura che voleva che il regime avesse nei confronti delle persone che guardavano questo reportage fotografico. Però andando in fondo, non è questa la vera chiave di lettura con cui guardare queste immagini. Perché mentre io sfogliavo questo album, la guida, ricordo le testuali parole: guarda che è tutto falso, sono scene costruite. E io a quel punto mi fermo e ci rimango male, perché è stato proprio uno scoprire un altro mondo, è uno scoprire un'altra realtà oltre a quella che stavo vedendo. Ed è quella la vera chiave di lettura. Quindi non abbiamo un manicomio perfetto, abbiamo una scena che simula il manicomio perfetto in un periodo in cui bisognava dare un'idea di grandezza di tutte le cose che venivano rappresentate in Italia. Quindi quella è la vera chiave di lettura. Quindi io, mentre sfogliavo, non riuscivo più a vedere con lo stesso occhio queste immagini, ma le vedevi con l'occhio di chi ha scoperto la vera chiave di lettura, ha scoperto la verità di come guardare un prodotto del genere. E da qui l'idea mi sono offerto per digitalizzare tutto quanto il progetto, tutto quanto l'album, che poi ho visto che sono di proprietà dell'azienda sanitaria, le foto. Io ho praticamente donato poi il CD digitalizzato con una proposta: io voglio diffondere questo messaggio, perché quello che rappresenta il mio primo ebook era Mombello, che ho presentato a Palermo, non è una cosa che rimane nel periodo fascista. La distorsione della realtà a servizio di chi è potente è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni, non è una cosa che è rimasta ferma nel periodo fascista, è una cosa che purtroppo rimane anche oggi, c'è anche oggi, bisogna continuare a fronteggiarla questa cosa. Bisogna imparare a vedere le cose con l'occhio diverso, non fermarsi a quello che ci raccontano i media, non fermarsi a quello che ci raccontano tutti i più grandi canali di informazione, perché è questo quello che almeno mi ha insegnato Vera Mombello, cioè di fronte a quello che il regime ti pone, se lo guardi e non ti poni domande, hai un'immagine completamente falsa di quello che poi è la realtà. In questo caso bisogna farci delle domande: ma perché così perfetto? Per andare oltre, scoprire che cosa c'è dopo. Io decisi di pubblicare questo ebook, è a distribuzione gratuita, nel senso che ha un pagamento sociale. Come funziona? Semplicissimo, c'è un piccolo programmino in cui prima condividiamo l'ebook sul nostro profilo social che preferiamo e dopo lo possiamo scaricare. Questo perché per me è importante che questa storia circoli, è importante che tutte le persone per un attimo si fermino e ragionino su quello che hanno visto e su quello che è il racconto di Era Mombello, su quello che è la propria
propaganda, l'alterazione della realtà per mano di uno strumento totalitario, l'alterazione della realtà per fini differenti dal semplice racconto. Quindi è per me che questo è importante raccontare Ramon Bello, è importante raccontare questa storia perché da una parte ci difende, da una parte comunque ci insegna un grande pezzo di storia, in ogni caso non ci deve lasciare indifferenti. Dove si può scaricare? Metterò il link nei commenti e sul mio sito. E quindi niente, detto questo, buona condivisione e grazie.